Ok, è partita. Ciao, buongiorno. Oggi voglio fare con voi un viaggio nel tempo. Voglio riavvolgere il nastro del tempo che riguarda la nostra storia nazionale e tornare indietro di 20 anni. Questo è il nastro che si riavvolge. Torniamo indietro, torniamo al 2001. Il G8 che si è tenuto a Genova. Io sono di Genova e ci sono stata prima, durante e dopo quelle vicende. Perché voglio tornare indietro, riavvolgere il nastro e parlarvi di ciò che accadde 20 anni fa. Quest'anno è il 20° anniversario di quelle vicende. Perché ritengo che ci siano delle analogie tra ciò che accadde allora e ciò che sta accadendo in questi 10 mesi. Ho sentito, in buona fede, naturalmente, dire da più persone, commentatori e youtuber, che questa è la prima volta che viene sospesa la Costituzione. Mi permetto umilmente di dissentire e di ricordare a tutti che no. La Costituzione venne sospesa già in quei 3 maledetti giorni. 19, 20 e 21 luglio 2001. Ma procediamo con ordine. Intanto ci fu un prima, un durante e un dopo. Ci fu un prima che iniziò proprio nel gennaio del 2001. Come ora, tutti gli organi di informazione del mainstream crearono ad arte la paura dei Black Bloc. Io all'epoca ero la titolare di EMP in Stradone Sant'Agostino 26 Rosso. Avevo aperto il primo negozio tematico sulla cannabis della Liguria e di Genova e il secondo in Italia perché il primo l'avevano aperto gli altri, quelli del Leoncavallo su a Milano. Quindi io avevo un negozio che era proprio nella zona rossa e qui ci fermiamo subito. Allora, con calma. Innanzitutto parliamo delle manipolazioni mass mediatiche. Per quasi un anno, a cominciare dal gennaio del 2001 fino ad arrivare a scadenza delle 3 giornate, la popolazione genovese è stata oggetto di campagna terroristica. Invito tutti i genovesi che erano presenti allora e per età anagrafica, se lo ricordano, a smentirmi eventualmente qua sotto nei commenti. Per mesi e mesi ci hanno bombardato tutti quanti dicendoci: dovete andare via da Genova, stanno arrivando i Black Bloc, dovete chiudere i negozi, arrivano i Black Bloc, vi spaccano tutto. Ed è stata martellante, martellante questa campagna, è stata fatta radio, televisioni, giornali. Annotatevi che nel 2001 non esistevano i social. Facebook è arrivato nel 2002, YouTube è arrivato nel 2005. Eppure la loro campagna di terrorismo della popolazione funzionò. Gran parte della popolazione italiana, cioè scusatemi, della popolazione genovese, si allontanò dalla città. Gran parte dei negozianti chiusero per quei 3 giorni. Io no. Io per tutto il tempo che questi martellavano con la storia dei Black Bloc, dicevo agli altri negozianti della strada: ma scusate, ma perché dovremmo avere paura noi di questa gente? Noi non siamo banche, noi non siamo multinazionali. Queste persone, al di là del fatto che sia discutibile che vengano vestiti di nero o quant'altro, in fin dei conti, sono qui per protestare contro i potenti della terra. Noi non siamo i potenti della terra, perché dovrei aver paura e chiudere la mia bottega? Mi guardavano tutti strana, come mi guardano strana adesso. E ricordo che dopo la bellezza, appunto, da gennaio a luglio, 7 mesi passarono. Riuscì con fatica a convincere a rimanere aperto un bar e una creperia che erano in quella strada.
dicendo loro: guardate che l'unico rischio che corriamo a tenere aperto è che magari vendi, che magari lavori. E poi, sinceramente, siccome qua si prevede che arrivano persone da tutta Italia, da tutta Europa, io sono una persona civile. Se qualcuno di loro ha bisogno di andare in bagno, io volentieri lo faccio entrare nel bagno del mio negozio. Se qualcuno di loro ha bisogno di una bottiglietta d'acqua, io volentieri gli dico: guarda, riempitela, lì c'è il lavandino. D'accordo? E quindi affrontai così quelle 3 giornate. Più ci si avvicinava alla scadenza, indovinate un po', hanno cominciato a dividere la città in zone. Zona gialla, zona arancione, zona rossa. Ma guarda che coincidenza. Terza cosa, quindi, sospensione dei diritti costituzionali. Come avvenne la sospensione dei diritti costituzionali? Beh, fino al 19 di luglio tutto bene. La sera del 19 luglio, alle 5 del pomeriggio, Piazza Sarzana, vicino proprio, cioè alla termine della strada dove io avevo il negozio, c'era Piazza Sarzana, c'era il concentramento della manifestazione di quella giornata. Una delle più belle manifestazioni che abbia fatto nella mia vita, colorata, con bambini, anziani. Ricorderò sempre questo bellissimo arco di colori fatto con i palloncini, le Pink Lady, le maschere. Una festa gioiosa fu quella manifestazione. Eravamo carichi di gioia e di ottimismo, pacifici, con le migliori intenzioni di questo mondo. E poi la sera andammo a sentire Manu Chao. Eh? Guardate che tutta questa roba ve la potete trovare su YouTube. Non sto raccontando delle musse. Ma che cosa successe dal giorno dopo? Il giorno dopo mi sono svegliata e accendendo la radio per sapere così le notizie del giorno, cosa era poteva. Scopro che non potevo raggiungere il mio negozio perché la zona rossa era stata allargata durante la notte per decisione del Ministero dell'Interno. Vi voglio ricordare che all'interno c'era Fini. Ve lo ricordate Gianfranco Fini? Che fine ha fatto Gianfranco Fini? E vi voglio ricordare che al governo c'era Berlusconi. Bene, il ministro dell'Interno, Gianfranco Fini, di concerto con gli organi di governo, aveva deciso nottetempo che la zona rossa doveva essere allargata, doveva oltrepassare i limiti che erano stati stabiliti e che circondavano poi sostanzialmente Palazzo Ducale, e arrivava fino a Brignole. Naturalmente, chi non è di Genova farà fatica a capire quello che io sto spiegando, ma per i genovesi è molto chiaro cosa può significare una zona rossa che si allarga e che invece di stare intorno solo a Palazzo Ducale arriva fin giù alla stazione. E come hanno fatto a fare questa zona rossa? Hanno tirato su muri di container. D'accordo? Ma io, testarda, non ho ceduto. Ho detto ok. Non ci sono mezzi pubblici, vorrà dire che andrò a lavorare a piedi. Abitavo abbastanza vicino al centro storico e quindi mi cercai una strada alternativa per bypassare i container e bypassare i 14.000 agenti delle forze dell'ordine armati di tutto punto che stanziavano dentro al padiglione delle fiere di Piazzale Kennedy. Non dimenticherò mai questo numero, 14.000 persone in divisa di ogni tipo di carabinieri, guardia di finanza, militari, di tutto, d'accordo? E non mi dimenticherò mai come erano vestiti, perché non avevano solo il casco, il manganello, lo scudo, no, 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 erano vestiti da Robocop, perché dovevano fare paura. Beh, cerco di andare nel mio negozio, non c'è niente da fare, tutto pattugliato, tutto controllato, tutto chiuso. Ha voglia a spiegargli a quello lì in divisa, ma io c'ho la mia bottega, devo andare a lavorare. No, no, fare i suoi, signora. Lei oggi la bottega la tiene chiusa e la tiene chiusa finché lo stabiliamo noi. Vi ricorda qualcosa? La tiene chiusa finché lo stabiliamo noi?
E quindi giocoforza ho partecipato alle manifestazioni. Beh, certo. Secondo loro io dovevo chiudermi in casa, tapparmi bene le finestre, e perché dovevo stare in casa con le finestre chiuse, tappate alla fine di luglio col caldo che faceva? Perché intanto stavano sparando lacrimogeni un po' dappertutto. C'erano nubi di lacrimogeni che circondavano questa zona rossa, quindi si erano premurati non solo di allargare la zona rossa, ma di fare in modo che tutto intorno fossero sparati così a muzzo, lacrimogeni da tutte le parti. A quel punto io decisi che se dovevo scegliere di starne tappata in casa come un sorcio, allora no, sarei uscita, sarei andata anch'io alle manifestazioni. Più o meno sapevo già i percorsi, perché mi sono sempre tenuta informata su quello che si stava organizzando nella mia città. E non ve lo nego, sì, io sono stata una no global. Ma poi ci ritorniamo sull'argomento. Insomma, quel maledetto giorno, alle 5:37 della sera, 17:37, è morto Carletto, Carlo Giuliani. Io conoscevo Carlo. Carlo per me era un bambino. Io ero già una signora di 37 anni. Carlo aveva 2 o 3 anni più di mia figlia. Avevo avuto occasione di parlare con lui a lungo perché era passato nel mio negozio, era molto curioso di sapere come avevo fatto ad aprirlo, quali cose io conoscevo che lui non sapeva, sulla possibilità di aprire un negozio tematico sulla cannabis. Guardate, mi ricordo persino che cosa si è comprato. Bene, anzi male. Ho assistito io quel giorno alla sceneggiata di questi presunti black bloc, gente che non parlava la nostra lingua. Non erano dei nostri e lo sbigottimento era generale in tutti quelli che come me erano presenti alle parate che questi black bloc facevano. Vestiti di nero, sventolavano bandiere sui quali era disegnato il fegato, i polmoni, l'apparato riproduttivo femminile, l'apparato riproduttivo maschile e noi eravamo sconcertati tra di noi lì mentre aspettavamo in cima al ponte di Terralba che arrivasse il corteo dal Carlini, no? E questi qua non si sono limitati col tamburo a fare tutta la sceneggiata con le bandiere, no? Hanno cominciato a strappare paletti, a spaccare i marciapiedi, ad armarsi con le pietre e noi tra di noi ci dicevamo: oh, ma questi sono pazzi, ma questi chi ce l'ha mandati? Ma che cazzo vogliono fare questi? Noi vogliamo le manifestazioni pacifiche e questi si armano, ma che cazzo sono? Lo abbiamo scoperto poi chi erano. Lo abbiamo scoperto 15 anni dopo. E anche questa informazione, andatevela a cercare su internet. È stata pubblicata da Repubblica, non mi ricordo più se una quindicina o sedicina d'anni dopo. È saltato fuori, dagli accertamenti fatti dall'autorità giudiziaria, che questi erano agenti dei servizi segreti inglesi, infiltrati appositamente dentro la manifestazione del G8 per criminalizzare l'intero movimento no global. Ma il bordello che questi hanno fatto, il bordello che hanno fatto questi infiltrati, ha generato la risposta e le cariche feroci da parte delle forze dell'ordine fino ad arrivare al più triste degli epilogi. Due ragazzetti, due bambini. Carletto da una parte, uno schittimiri, era piccolo di statura, Carlo, magro, 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 piccolino, piccolino, uno schittimiri come la sua mamma, perché io conoscevo la madre di Carlo Giuliani, che si chiama come me, Maria Cristina. Io mi chiamo Cristina, lei Maria Cristina. Conoscevo il padre, eravamo stati insieme in CGIL, tra l'altro appunto poi su due posizioni politiche in sindacato ben diverse. Insomma, un ragazzino che per, come dire, difenderti da lui, persino io che sono alto 1,72 m, mi sarebbe bastata una spinta per buttarlo per terra. Come mai avrebbe potuto un ragazzino magro, magro, piccolino come lui, anche avesse avuto un estintore in mano, ma quell'estintore cosa poteva mai fare a un defender dei carabinieri?
E dall'altra parte, quanti anni aveva quel ragazzo che gli ha sparato? 20 anni. Ma in una situazione quale si era creata, in una drammaticità quale era stata creata dai mass media, è mai possibile che avevano messo dei ragazzini di leva a gestire l'ordine pubblico che doveva essere gestito da persone adulte, pacate, equilibrate e responsabili, per favore? E invece il destino ha fatto unire il karma di quei due ragazzi. Oh, com'è stato bravo Placanica, centrato in pieno. Oh, come sono stati bravi nella retromarcia a calpestare il cadavere di Carlo. È tutto nelle immagini. Nessuna manifestazione di protesta nella storia umana ha ricevuto così tante riprese filmate come le 3 giornate del G8 a Genova. Quei genitori non hanno mai avuto il diritto alla verità. Quel padre e quella madre, che potevamo essere chiunque di noi. Al posto di Carlo ci poteva essere mia figlia, o la figlia o il figlio di qualcun altro, oppure noi stessi avremmo potuto trovarci nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non è mai stato fatto il processo. I fatti di Piazza Limonda non sono mai accaduti. Secondo la giustizia italiana è stato solo uno spiacevole incidente. Beh, io non credo che sia stata felice neanche la vita di Placanica che è sopravvissuto. Forse Carlo sta meglio di tutti noi. Io mi ricordo il sangue di Carlo. Mi ricordo il sangue di Carlo perché tutto ciò è accaduto appunto a pochi passi da dove io abitavo. Il giorno dopo io sono andata nel punto esatto dove c'era ancora il sangue di Carlo, lì con la segatura, e portai una candela. Ed ero così affranta e sconvolta di quello che era successo, che mi misi a piangere. Poi qualcuno mi ha messo una mano sulla spalla dicendomi: signora, non faccia così, guardi, vedrà, adesso che c'è scappato il morto, lo fermeranno sto G8. E io mi sono asciugata le lacrime dicendo: speriamo. Speriamo, perché questo maledetto G8, se lo potevano fare al largo, potevano farlo su una nave da crociera. Perché mettere a ferro e fuoco un'intera città? Per me in quelle giornate è stato imparare che cosa significa vivere nei campi profughi palestinesi. Avevo la sensazione di vivere in Palestina, sotto un assedio militare. Vi ricorda qualche cosa? A me ricorda un po' quello che ci sta capitando. In questi 3 punti io vedo la analogia. Per quanto riguarda la manipolazione delle persone, per quanto riguarda la suddivisione in zone e per quanto riguarda la sospensione dei diritti costituzionali, tutto ciò che è accaduto durante il G8 è stato sentenziato dai processi e dai tribunali, non solo italiani, ma pure internazionali. Voglio ricordarvi a tutti che ci sono state delle sentenze che hanno condannato lo Stato per i fatti della Diaz. Lo Stato italiano è stato condannato per violazione dei diritti umani, apologia del fascismo. 80 persone massacrate di botte, portate illegalmente, indebitamente nella caserma di Bolzaneto. Torture, violenze, vessazioni di ogni tipo. 80 persone che sono ricorse al Tribunale internazionale fino a ottenere la condanna dello Stato italiano e il risarcimento dei danni. E sapete chi ha pagato il risarcimento dei danni? Noi cittadini italiani che paghiamo le tasse, signori. Non hanno pagato di tasca loro ogni singolo agente che ha fatto la mattanza alla Diaz, ogni singolo agente che ha fatto la mattanza dentro la caserma di Bolzaneto. A tal proposito, vorrei ricordare che oltre a ciò sono stati processati degli alti dirigenti della Digos di Genova, Spartaco Mortola. Perdoni? Mi perdoni, dottor Mortola,
Io non mi dimenticherò mai di lei. Ho avuto anche l'occasione di conoscerla di persona molto prima del G8. Vi hanno trovato in fallo. I processi hanno accertato il falso in atto d'ufficio. False le Molotov, false le spranghe, falsi San Pietrini. Tutto falso. Falso il giubbotto tagliato dal backlog. Tutto falso. E relativa condanna. Ma com'è andata a finire? L'hanno promossa, vero? Dottor Spartaco Mortola. E l'altro come si chiamava? Canterini? Perugini? Non me lo ricordo più. Ma è questo il punto. Quando non si ha memoria di ciò che è accaduto, la storia si ripete. Infatti, la domanda che io mi faccio è: ma dove sono i No Global? Eravamo in 300.000 quel 19 luglio, d'accordo? Molti venivano dall'estero, da altri paesi d'Europa. Ma tanti venivano da tutta Italia, da nord a sud. Dove sono ora questi No Global? Perché non li vedo da nessuna parte? Che giudizio hanno ora i No Global di quello che sta accadendo all'intero globo? Guardate, lo scopo di questo video è di fare memoria, di ricordare che cosa è successo a Genova nel luglio 2001, fare i collegamenti con quello che sta accadendo adesso, perché così come sui fatti di Genova sono emerse tutte le verità che dovevano emergere, che il mainstream si è guardato bene dalla divulgare, ovviamente, si è guardato bene il mainstream di far sapere che i manifestanti erano nel pieno diritto e senza alcuna colpa. Ma i manifestanti, dove siete, No Global? Guardate che se noi che c'eravamo a Genova non ricordiamo ciò che è stato, avete visto che cosa sta succedendo? Si ripete di nuovo tutto. Io vi dico questo, fra 15 anni la verità emergerà su ciò che sta succedendo in questo paese da 10 mesi. E io non so se ci sarò. Spero di campare fino a 120 anni. Ma se così non fosse, vorrei che rimanesse questo video a futura memoria. Chi non ha memoria, appunto, non ha futuro ed è destinato a rivedere, ripetersi gli stessi crimini. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona vita.